Tutti voi sapete quanto mi sia piaciuta l'anno scorso l'Aprilia RS 660 e avevo una questione in sospeso con questo motore, cioè riprovarlo nella versione naked. Ed eccola qui, quindi non una Tuono 660 qualsiasi, ma la Tuono 660 Factory, che vi racconto all'interno della prova di oggi. Prima di iniziare a raccontarvi questa Tuono C60 in versione Factory, ci tengo a ringraziare la concessionaria Fratelli Costantino Moto di Bari, concessionaria Aprilia e in generale Gruppo Piaggio, da cui potete anche andare a provare questa Tuono C60 o comunque potete approfondirla, guardarla o magari, perché no, sceglierla come vostra prossima moto. Vi garantisco che sono veri motociclisti che fanno migliaia di chilometri ogni anno, quindi sapranno assolutamente consigliarvi al meglio, passate da loro. E sì, questo è il modello Factory. Come sapete, questo nome identifica i modelli ancora più dotati, più sportivi della linea Aprilia, e questa Tuono 660, che appunto riprende il motore della RS, infatti in versione base è un attimino più tranquilla, infatti ha soltanto 95 cavalli, mentre la RS ne ha 100. Nel modello Factory, che è quello che proviamo oggi, c'è l'esatto motore della RS con 100 cavalli, 5 cavalli in più. Perché questa differenza? Un po' perché il modello top di gamma ha bisogno di avere qualcosina in più, un po' perché sono stati anche cambiati i rapporti, un po' perché la versione con 95 cavalli è anche depotenziabile a 2, questa no. Di qui la nascita appunto del modello base e della Factory che abbiamo qui. La Factory, pensate, costa solo 400 euro in più rispetto al modello base, che sarebbero forse già giustificati non dico solo per i 5 cavalli, ma magari anche per la scelta di avere il quick shifter in dotazione. Ma c'è di più, ci sono anche delle sospensioni migliori e regolabili sulla Factory rispetto a quelle della Tuono, che sono comunque buone, comunque ciclistiche Aprilia, ma la Tuono Factory, sì, 60 Factory, è quella che vi potete cucire un po' meglio addosso. Oltre a questo ci sono le colorazioni specifiche per la Factory, che arriva anche con l'opzione per il monoposto. Qui non lo vedete perché c'è il sellino passeggero, tra l'altro abbastanza grande e comodo per essere una naked media, ma volendo si può sostituire la sella con la bellissima unghia che rende ancora più affilato e piacevole il design di questa moto, che è già veramente tanto carina e che d'altronde si ispira alle forme della sorella maggiore, cioè della Tuono V4. Telaio in alluminio a doppia trave, bellissimo il forcellone, che è proprio molto simile a quello che avevamo sulla RS, tra l'altro anche l'impianto di scarico ricorda tantissimo quello della RS, se non lo vedete, e qui è davvero ben nascosto. C'è anche quella semicarena sul davanti che quindi copre un po' il telaio e rende anche un po' più sportiva e meno naked questa moto, ma d'altronde la Tuono ha sempre avuto questo connotato da mezza sportiva. Peso veramente piuma, 183 kg, che poi si sentono tutti in termini di agilità. Era leggera anche la RS, questa lo è ancora di più, e soprattutto il manubrio rispetto ai semimanubri la rende veramente tanto agile. Ovviamente il protagonista è il bicilindrico 660 di Aprilia, che come vi dicevo nella versione Factory sprigiona 100 cavalli, proprio come la RS nel modello base 95. 100 cavalli che arrivano a 10.500 giri, il picco di coppia arriva a 2.000 giri prima, 8.500 giri, ed è di 67 Nm. Non esagerati, ma questo motore offre una bella progressione e la vedremo dopo in azione. E tra l'altro consuma pochissimo. Per quanto riguarda la forcella, come vi dicevo, sulla Factory ci sono questi steli da 41 mm Kayab pienamente regolabili. Al posteriore invece troviamo un monoammortizzatore Sachs, anche lui completamente regolabile, in modo tale da permettere a chiunque di cucirsi questa moto in base alle proprie esigenze di guida, in base al proprio peso. Doppio disco da 320 all'anteriore, morso da pinze Brembo, e occhio, c'è una bella pompa radiale Brembo, secondo me non è la stessa che avevo sulla RS, non sono sicuro di questo particolare, però comunque la moto frena molto molto bene, tra l'altro c'è anche un ottimo freno motore, quindi non ci sono assolutamente problemi dal punto di vista della frenata, che è anche molto modulabile, mentre dietro sempre pinza Brembo che morde però un disco da 220 mm. Ovviamente cerchi da 17 e dotazione di gomme Pirelli Rosso Corsa 2. Il serbatoio è da 15 litri e come vi ho detto dal punto di vista del prezzo questa Tuono C60 Factory costa 400 euro in più del modello base. Il modello base costa 10.599 euro, la Factory 10.999 euro. L'elettronica, ve la racconto strada facendo, non è tra le più sofisticate, ma comunque per il segmento è messa veramente bene questa moto. Ma direi che adesso è arrivato il momento di girare la chiave e vi faccio sentire le note di questo bicilindrico C60 in configurazione Tuono C60 Factory. Cattivello, è proprio Be a Racer come il motto di Aprilia. E allora vi chiedo, che ne dite? Andiamo a farlo un giro bello allegro con la Tuono C60 Factory?
Ragazzi, eccola qui allora, pronta per partire, per farci divertire questa Tuono C60 Factory. Ma guardate i dettagli, guardate qua il collettore che già sta diventando blu, cioè ma ci siamo capiti. Guardate il monosax lì, giallo, bello, che risalta il forcellone con anche questa protezione. Ci sono tanti dettagli che meritavano di essere guardati più da vicino, le pinze Brembo, bellissima, davvero come linea, davvero bella questa Tuono C60. È solo un po' piccolina, ma d'altronde questo va anche a beneficio della sua agilità. L'impianto di scarico nascosto lì sotto, il quick shift di serie, bella, bella, bella. Guardate anche qua il dettaglio della sella passeggero, strepitosa. Avviamo la moto. Il racconto inizia da una situazione assolutamente turistica, perché questa è una naked, non è l'RS con cui siete abbastanza spostati verso la sportività, per quanto poi questa alla fine sia il modello factory, quindi bella rigida e spostata verso la sportività anche lì, però è comunque la naked del gruppo, quindi un attimino più adatta all'utilizzo stradale. Prima di partire però vi ho detto che avrei parlato dell'elettronica, allora ve ne parlo subito. Oltre al quick shifter, che qui è di serie sulla Tuono 669, abbiamo il cruise control, ve lo farò vedere meglio dopo. Abbiamo qui il tasto per il cambio mappa, che abbiamo praticamente tre mappe: individual, commute e dynamic. L'individual è quella che si può personalizzare con spostandoci, diciamo, con queste frecce abbiamo i vari trip a disposizione, mentre tenendo premuto il tasto a destra si va nei menu avanzati. Veicolo, abbiamo la possibilità di scegliere tra road o race, vi parlerò dopo. L'indicazione del cambio marcia, quick shifter lo possiamo staccare, calibrazione, molto utile questa funzione per calibrare l'intervento dell'elettronica in base alle nuove gomme che montate. Se sostituite le gomme e ne mettete altre che hanno un profilo diverso, potete ritarare l'elettronica sulle nuove gomme. Questa è la frenata di emergenza, si può attivare o disattivare, lampeggiano sostanzialmente le quattro frecce, modalità luce automatico. Poi abbiamo il display con gestione della modalità chiara o scura, sostanzialmente giorno notte, retroilluminazione, cruscotto e service che ci segnala quando fare il tagliando. Direi che però possiamo partire, partiamo proprio con la individual e vi parlo intanto della posizione di guida. Beh, si capisce subito che questa Aprilia Tuono C60 in particolare, ora che porta il nome Factory, è pensata per un utilizzo tendenzialmente sportivo stradale ovviamente, ma con lei si può anche tranquillamente andare in pista, perché è una moto assolutamente studiata per entrambi gli utilizzi. Però rispetto alla RS, avendo il manubrio, diventa anche più comoda in questi tratti per il turismo, per le fasi di divertimento su strada, anche perché poi il motore è praticamente lo stesso. Nella versione Factory abbiamo questi 5 cavalli in più, che non so dirvi se avrei sentito in negativo prendendo la Tuono base, ma sicuramente fa piacere sapere che qui il motore è bello libero di andare esattamente come va sulla sportiva. Tra l'altro qui la trasmissione è stata anche accorciata, quindi proprio perché questa è d'altronde una naked, si va un po' a penalizzare l'allungo, ma si va a privilegiare la coppia ai bassi giri, quindi sicuramente il motore diventa più adeguato per un utilizzo stradale, cittadino, in cui c'è bisogno dello spunto e meno dell'allungo. La ciclistica è straordinaria in questo contesto, forse fin troppo rigida, perché diciamo si sente tanto sulle asperità che la moto è proprio bella sostenuta. Si può regolare, quindi se la usate solo in strada potete intervenire e regolare, ma vedete, così è un po' rigidina, cosa che però diventa positiva quando portate la moto sulle strade più regolari, quando il ritmo si alza e vi permette di usare in piena tranquillità, godendovi anche l'elettronica che prevede ABS, traction control, quick shifter, antisaltellamento e cruise control, nonché la possibilità di collegare lo smartphone alla moto. Molto bello in generale anche il TFT nascosto sotto quel piccolo cupolino, che serve più per proteggere proprio il TFT da riflessi, ombre, che non per schermare l'aria, perché comunque è veramente piccolo e fa poco. È una moto che si può equipaggiare con una serie di optional interessanti, come le manopole riscaldate, come anche delle borse, perché alla fine si può anche viaggiare con una moto come questa. Certo, magari non per arrivare a Capo Nord o in Marocco, però per dei piccoli viaggi in Italia o comunque in Europa, secondo me si va più che bene con lei. Resta però il DNA sportivo, e quindi adesso la prima cosa che facciamo è proprio provarla nei tratti più divertenti, uscendo da queste curve che con lei sono comunque piacevoli, ma che non le danno modo di esprimere tutto il suo potenziale, non solo per quanto riguarda il motore, ma soprattutto per quanto riguarda la famosissima e apprezzatissima ciclistica di Aprilia. Anzi, sapete che vi dico? Che per questo tratto noi mettiamo proprio la moto in modalità track, quindi modalità pista, perché vedete c'è anche questa opzione road race. Adesso cambia tutta la strumentazione, come vedete la moto ci dice anche che l'ABS posteriore è disattivato, e di pari passo cambia anche l'utilizzo di questo selettore su strada. Dopo nei trasferimenti lo vedremo, lui si occupa di regolare la velocità, c'è proprio il selettore che attiva il cruise e poi con più e meno andate ad interagire appunto sulla velocità da mantenere. Invece in questo caso ci va a far regolare con precisione l'intervento del traction control. ATC sta per Aprilia Traction Control, in questo momento è a 1, quindi è al minimo. Andando a utilizzare questo selettore lo possiamo portare fino ad 8, in questo modo
modo la moto interverrà prima in caso di perdite di trazioni. Ma se io vado a premere ancora il tasto delle mappe, c'ho una seconda mappa sportiva, cioè la Time Attack. Addirittura questa è pensata per fare il tempo sul giro, per la qualifica, mentre poi la Challenge è per il Gran Premio, per così dire. In tutto ciò ci vengono anche mostrati i tempi best, quindi chiaramente è davvero race come soluzione. Non è solo una mappa dynamic, un po' più sportiva, ma ci sono una serie di soluzioni pensate per la pista. Insomma, qui abbiamo quello che ci serve se veramente vogliamo andare forte con questa moto in uno scenario protetto come la pista. Questa è la Tuono CS60, come puoi esprimere? In maniera più convinta la ciclistica, ragazzi, già subito inizia a dire la sua. Una marcia giù, bella anche la sella che consente un buon movimento. Come scende bene, stabilissima. Aprilia veramente si è superata, perché questa moto restituisce praticamente le stesse sensazioni della RS 660 su strada, risultando però anche più comoda, e non è poco. Wow, proviamola. Roba sua, una bella curva spennellata così, ragazzi, favolosa! E poi si apre tutto! Bella! Di nuovo, una marcia giù! E via! Bella rotonda in entrata di curva, ragazzi! La ciclistica Aprilia si percepisce tutta! Fantastica! Fantastica! Bellissima! Trasferimento un po' più veloce, e allora io mi godo il cruise control. Come si attiva su questa Tuono 660? Tenendo premuto verso sinistra l'indicatore, inizia a lampeggiare l'icona del cruise, premendolo ancora. La moto tiene la velocità, blocca la velocità che abbiamo impostato, e noi possiamo riposarci durante i trasferimenti. Certo, di aria in faccia ne arriva un po', quindi non è proprio un riposarsi, però quantomeno la mano destra, magari dopo aver scannato per un po', la possiamo riposare in questi tratti di spostamento. Con il selettore, se premo su più, vado ad incrementare la velocità un chilometro orario alla volta. Se tengo premuto invece la progressione è più rapida. Stesso discorso se porto il selettore verso il basso, riduco la velocità che la moto va a tenere. Nel traffico le dimensioni agili della Tuono CS60 e il suo peso ridotto la rendono veramente quasi uno scooter, comodissima per questi spostamenti. Ottima veramente questa Tuono anche nell'urbano, e da un po' che sono incolonnato tra le auto, zero riscaldamenti. Certo, sì, qualcosa si percepisce, ma nulla di grave, e soprattutto il suo peso piuma la rende veramente comoda e pratica come uno scooter. La ciclistica, sempre composta anche in questi scenari, permette di superare le auto con tanta tranquillità, e poi è veramente una moto molto stretta, corta, quindi davvero agilissima e consigliatissima per l'utilizzo in città. E quindi, ragazzi, che altro dire su questa Tuono CS60, in particolare nella versione Factory, che è veramente completa di tutto ciò che serve per divertirsi in strada ma anche in pista. Moto geniale, giusta cilindrata per la strada, giusta cavalleria per la strada, giusta elettronica per la strada, giusta ciclistica per la strada, giusti freni per la strada. Insomma, avete capito, è una moto giusta, azzeccata in tutto, anche nel prezzo. E tra la Tuono base e la Tuono Factory, vi dico, per 400 euro tra quick shifter e sospensioni, già siete arrivati. Prendete direttamente la Factory, che è un modello più completo e di cui sicuramente vi stancherete con più difficoltà, non per quei 5 cavalli, ma perché è una moto che potete cucirvi addosso, crescere ed imparare con lei, a patto che poi non siate piccolini e dobbiate partire per esigenza dalla 95 cavalli da depotenziare per A2, cioè dalla Tuono base. Per questo video è tutto, ringrazio davvero tanto la concessionaria Fratelli Costantino Moto di Bari, passate da loro, concessionario ufficiale Aprilia, Moto Guzzi, Gruppo Piaggio in generale, per conoscere meglio questa Tuono 660, per valutarla come vostra prossima moto, e chissà, magari anche per strappare anche voi un bel test ride, così da conoscerla meglio e da capire se può fare al caso vostro. Per questo video però è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati alla fine, e noi ci rivediamo molto molto presto, sempre qui sul canale, con un nuovo video. Ciao!